Sono ancora vivo. Signori, benvenuti in un nuovo video, io sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati sullo speciale 2 anni e sono tornato finalmente a fare video. Allora ragazzi, prima di cominciare di rispondere alle vostre domande, che siete stati veramente in tanti e vi ringrazio, perché non ho fatto video in questo periodo e neanche le dirette? Sono stato poco bene, ho avuto un problema, ho avuto una colica renale, quindi adesso ci sono ancora dietro, un po' un casino. Comunque, vabbè, non vi interessa. Per questo motivo qua, comunque, non ci sono stato. Speciale 2 anni! E sono contento in tutto questo tempo, sui traguardi che siamo riusciti a raggiungere, sui traguardi che potremmo ancora raggiungere, e sono felice di tutte le persone, comunque, che mi seguono e che mi danno il supporto per andare avanti ogni giorno. Grazie veramente. Quindi direi di cominciare. Sì, mi è cresciuta la barba, finalmente, raga, finalmente, non ne potevo più. Domandazze, vado a leggerle, non dico chi me l'ha scritta, non metto niente sotto, le leggo e vi rispondo. Prima domanda, sei calabrese? Sì, abito in Emilia Romagna da circa 23 anni, ne ho 24. E sì, sono calabrese, i miei genitori sono calabresi, sono nato in Calabria, quindi sono 100% calabrese e si sente dall'accento che sono calabrese. Sei astemio. Cosa usi per editare i video? Allora, ho già risposto a questa domanda e ho fatto anche un video a parte dedicato. Per editare i video utilizzo Adobe Premiere. Senza barba sei veramente un figo. Grazie, però preferisco con la barba, non lo so, mi sentivo vuoto e pungeva, quando è ricresciuto pungeva tantissimo e è strano, preferisco avere la barba, quindi. Comunque, cosa ti ispirò a fare video su YouTube e da quale YouTuber prendi spunto per fare video? Allora, ci sono diversi YouTuber che prendo spunto per fare video, però in particolare c'è uno YouTuber che mi ha ispirato a iniziare a fare video, che è Farenz, dell'angolo di Farenz. Lui ormai non fa più video praticamente, portava un format strano, lui tipo commentava dei videogiochi e parlava un po' della sua vita videoludica, no? E aveva tantissime console e aveva tantissime collector edition, e infatti mi sono appassionato per quello. Per me lui è il mio YouTuber preferito, quindi sì, grazie a lui che ho iniziato a fare video. Da chi mi sono ispirato? Da diverse persone. Per fare video horror mi sono ispirato un sacco a FaVJ, infatti molti ai tempi anche mi scrivevano, hanno detto no, sì, assomigli un po' a FaVJ, usi un po' la tipologia di FaVJ, commenti un po' come commenta FaVJ, ed è vero, perché comunque mi ispiravo a lui, perché lui per me è veramente bravo a fare quei genere di video lì. Non mi piace come youtuber in sé, però a fare quei video lì è veramente bravo. Mi sono ispirato a Blink e a Caricamente per fare i video tech. E adoro il mondo della tecnologia, quindi sì, mi sono ispirato anche a quelli. Se mai fossi invitato a un competitive di un gioco lontano da casa, ci andresti? Allora, dipende. E voi lo sapete, io faccio YouTube e comunque è una mia passione, non un mio lavoro. Io ho un mio lavoro, eccetera. Se fossi invitato ad andare lontano per comunque fare un torneo o un qualcosa, dipende se comunque c'è un guadagno o un qualcosa, perché io dovrei lasciare il lavoro se dovessi andare lontano da casa, che ne so, dipende anche da quanti giorni. E se non fosse tanto lontano da casa e comunque sì, non dovessi stare via tanti giorni, probabilmente sì, se ci fosse semmai tipo un guadagno o comunque la possibilità di vincerlo. Però sì, dipende molto, non ho una vera e propria risposta per questo. Questa è una bellissima domanda. Come vi siete conosciuti tu e il buon Regia? Allora, io e il buon Regia ci si conosce da una vita praticamente. Ci siamo conosciuti alle elementari, però non ci siamo mai frequentati tantissimo in quel periodo lì. C'è Mirko, che voi avete anche conosciuto in un vlog. E io e lui siamo molto molto amici, venivo sempre qui nella zona dove abito adesso, che prima abitavo in un altro posto, e venivo sempre a trovarlo. C'era anche il buon Lorenzo e ci siamo avvicinati molto tantissimo quando mi sono trasferito qui dove abito adesso, che è circa 3 anni fa, sì, più o meno 3 anni fa. Super domandazze qui, perché sono super super domandazze, raga, sono anche domande serie, alcune sì e no, altre sono anche domande serie.
Allora, se avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, cosa faresti e non faresti più? Se potessi tornare indietro nel tempo, di sicuro non inizierei a fumare. Ho fumato per circa 8 anni, 7-8 anni. È stato difficilissimo smettere, è stata una cosa che mi ha fatto anche star male, perché fumare fa male e lo senti anche subito, non a lungo andare, è una cosa brutta e ho fatto veramente fatica a smettere, e ancora oggi certe volte mi viene voglia di fumare ed è straziante, raga. Io se tornassi indietro, una cosa che di sicuro non farei è iniziare a fumare, quindi non fatelo. Anche così per scherzo, dite me ne fumo una tanto per, non fatelo, non serve a niente. Ve lo dico davvero, ve lo dice uno che fumava oltre 20 sigarette al giorno, non fatelo. Invece cosa farei? Probabilmente aprirei un canale YouTube prima. Io ho sempre avuto paura più che altro del giudizio delle persone, questa cosa mi ha sempre frenato. Invece sapendo come sono adesso e dopo averlo aperto e quello che comunque dopo averlo aperto il canale ovviamente e quello che c'è dietro e tutto, l'avrei aperto molto molto prima, e semmai aprirlo anche prima in un periodo diverso forse sarebbe stato, che ne so, sarebbe andata anche diversamente le cose, però non mi lamento. Io come ho sempre detto, YouTube è la mia passione, voglio che rimane tale. Se capita capita, però non lo vado di sicuro a cercare. C'è un gioco che ti ha segnato particolarmente come emozioni, insegnamenti, e non c'è un vero e proprio gioco preciso, però ci sono diversi giochi che mi hanno cambiato. Quando ero piccolo, che mi hanno regalato la PS2, io ho saltato direttamente alla genne della PS1 e ci giocavo un po' da mia cugina ogni tanto, infatti lì che un pochettino mi sono appassionato, infatti Tomb Raider, bellissimo. Però quando mi regalarono la PS2 c'è questa trilogia che penso sia la mia trilogia preferita di Jack and Dexter, mi sono appassionato tantissimo e penso che da quando ho iniziato a giocare Jack and Dexter quei giochi lì mi abbiano fatto appassionare tra virgolette, cioè mi avvicinare moltissimo al mondo dei videogames. Sì, mi ha fatto veramente cambiare quei giochi lì. E un altro gioco che mi ha fatto, diciamo, da una semplice passione che avevo a qualcosa di più, beh, un gioco che mi ha fatto avvicinare tantissimo, che mi ha fatto un pochettino cambiare e far sì che diventasse una vera passione, è stato The Last of Us. Raga, per me quel gioco lì è una bomba, è stata una bomba, mi ha fatto appassionare veramente a quel genere lì, adventure, e prima ero più per FPS, ma quello lì, anche quel gioco lì mi ha fatto cambiare tanto. Quali sono i valori più importanti nella vita secondo te? Allora, di sicuro l'amicizia e l'amore per il prossimo. Allora, vi spiego. L'amicizia è importantissima, raga, ma tanto, perché nella vita bisogna sempre avere degli amici su cui fidarsi e su cui puntare tutto. Io per fortuna su questo sono strafortunato e ho degli amici che potrei prendere la mia vita in mano e dargliela e basta, cioè, e sarei tranquillo, ma neanche ci penso, cioè, così. E questo è più importante, bisogna circondarsi di persone che ti facciano stare bene. E ovviamente l'amore per il prossimo, perché bisognerebbe sempre cercare di trattare bene le altre persone. Ovviamente non vuoi che le persone ti trattino male, quindi è un dare e ricevere sarebbe. Quando porti Oscar in live? In live non l'ho mai portato Oscar, però nei video sì. Ma guardi Oscar. Devi guardare là, guardalo, guarda lì cosa c'è. Hai visto cosa c'è? Hai visto cosa c'è, Tatone? Hai visto? Ma come sei bello! Questo è Oscar. Vai Oscar, vai verso la luce. Ma per caso, a volte bestemmi? Cominciamo! Ecco! Quando cambi quella postazione della figa, a breve dovrò fare dei miglioramenti. Sì, perché ormai mi sono stancato, bisogna cambiare ovviamente. Perché non fai le live in 1080? Perché ho una connessione della passera. Ti può dire? Può dire che ho una connessione della passera? No, perché
È già tanto che riesco a farmi 720 e non a 30 frame. Segui serie TV o anime? Allora, sì, mi piacciono le serie TV, ne seguo parecchie. In questo periodo, vabbè, sono un po' calato, sono più per i videogiochi, ma vado un po' a periodi. Ogni tanto sono più per le serie TV e meno per i videogiochi. È un po' il periodo. In questo momento sto seguendo la serie di Luke Cage, la seconda stagione, Daredevil, comunque quelle serie lì, e che fanno parte di Defenders, poi non so se avete presente, comunque supereroi, robe così. Invece, per quanto riguarda gli anime, no, non ne seguo quasi nessuno e non sono molto appassionato di questo, quindi no, direi di no. Videogioco preferito? E non c'è un vero e proprio videogioco preferito. È difficile decidere un videogioco preferito. Comunque un videogioco che mi piace veramente tanto e ci ho giocato più che altro, sì, è MX vs TV Reflex. Ho fatto tantissime ore su sto gioco e ai tempi mi era piaciuto tantissimo. Però sì, non ce ne sono molti videogiochi. Quanti videogiochi? Perché il Ciccio fa 300.000 visual nelle live di Fortnite e te male appena 10? Perché Ciccio è un venduto ed è scarso. Come si sta da 15enne quando non avevo la barba? Da Dio. Ma da Dio. Cioè male, ma da Dio. Se ti dai un pugno in faccia e ti fai male, sei forte o sei un debole? Ma se un veleno scade, è più velenoso o perde il suo effetto? Se fai un clone di te stesso e poi ti uccide, è omicidio o suicidio? Forse omicidio. Omicidio. Perché io l'ho fatto, ma non gli ho detto di uccidermi. Omicidio. Genere di film o serie preferita? Allora, per le serie TV sono più per i commedia. Anche se guardo un po' di più per tutti i generi, però quella principale è commedia. Lo stesso vale per i film. La serie TV preferita è How I Met Your Mother, perché mi è piaciuto tantissimo, un po' particolare comunque, e mi aveva preso tanto. Poi c'è Breaking Bad, il grande Breaking Bad. Come sta andando l'esperienza da commentatore di eSport? Allora, sta andando bene, perché io, dovete sapere che io di calcio ne so meno della merda, e quindi all'inizio è stato un po' difficile. Ho dovuto guardare un attimo tipo di partite o comunque vedere come si commenta, e sto improvvisando tantissimo. Però parlando con Mirko mi ha detto che secondo lui sto andando abbastanza bene, quindi sono felice per questo. Raga, sta venendo lunghissimo sto video, ma io lo sapevo, cioè lo sapevo che veniva così lungo. Comunque ho notato che Ciccio Gamer queste domande. Ho notato che Ciccio Gamer nei suoi video non parla mai di te. Pensi sia invidioso? Sì, ma tantissimo. Soprattutto per il mio KD. Se potessi vivere una settimana la vita di un'altra persona famosa, chi sceglieresti? Motiva la risposta. Sceglierei ovviamente Dan Marzellian. Perché? Motivo la risposta. Chi? Che vita fa quello lì? Spesso hai fatto riferimenti al tuo passato nel motocross. Hai un sacco di trofei, come mai hai smesso? Allora, ho smesso molto semplicemente perché mi sono distrutto una gamba. Allora, nel 2011 mi sono fatto male al ginocchio e è stato difficilissimo anche riprendere, più che altro mentalmente. È stato un periodo, sì, duro, ma sempre ho avuto, tra virgolette, un po' paura di ritornare in moto, e anche perché, sì, mi facevo continuamente male. E sono tornato, mi sono rifatto male al ginocchio, mia mamma cominciava a dirmi non ne vale la pena, anche perché facevo comunque a livello regionale, e sì, ho fatto qualche gara degli italiani, e sì, è stato più che altro in quel periodo. Ho trovato lavoro, quindi mi sono focalizzato molto sul lavoro, è stata tutta un po' una conseguenza. Musica preferita? Non c'è una vera e propria musica preferita, e il mio cantante preferito è Ligabue, quindi sì, sono, parlo più su quello. È un po', diciamo, tutto, nel senso un po' commerciale, diciamo un po' tutto, sono un po' commerciale per quanto riguarda la musica. Quale videogioco hai giocato di più? Ho già risposto, ed è MX vs TV Reflex. Penso, ai tempi avevo, secondo me, intorno alle 60
60 giorni di gioco più o meno. Non ci giocavo solo io, ci giocava anche mio fratello e un po' di miei amici, però sì, all'incirca è uno di quelli che ho giocato di più in assoluto. Sei figlio unico? No, ho un fratello più grande, ha 33 anni, se non sbaglio, 33 dell'86. Sei fidanzato? Sì, sono fidanzato. Dove abiti? Abito in un paesino inculato vicino a Reggio Emilia. Estate o inverno? Quale preferisci? Preferisco l'estate, anche se ultimamente soffro un po' il caldo. Una volta non era così, però ultimamente soffro un po' il caldo. Però preferisco l'estate. Che lavoro fai? Lavoro a una macchina taglio laser e gestisco la macchina, l'ho già detto più di una volta comunque. E gestisco la macchina, faccio programmi a computer, eccetera, eccetera. Più o meno quello che faccio. Cosa pensano i tuoi che fai video e i tuoi amici? Allora, io ho sempre avuto un attimo paura del giudizio degli altri. Okay? Come vi ho sempre detto, questa cosa poi è svanita piano piano, anche perché capisci che non te ne frega niente. Però del giudizio ovviamente dei miei amici e dei miei mi interessa particolarmente. I miei non ho mai detto niente, anzi mia mamma mi condivide i video quando li metto comunque su Facebook che sono usciti dei nuovi video, mi condivide il post e mi segue, mi commenta anche i video capitato e mio padre invece non ci scasina su ste robe, quindi normale. I miei amici invece mi hanno sempre detto di dover iniziare a fare video, che dovevo fare video e io non l'ho mai cagati fino al punto che mi sono deciso, abbiamo cominciato a fare video, anzi mi ha deciso, mi ha convinto regia e penso che siano contenti anche perché mi sostengono molto su questo, quindi penso che siano contenti. Va bene ragazzi, concludo con questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto, è stato lunghissimo come video, vi chiedo scusa ma lo sapevo che veniva una roba così lunga e perché le domande erano tantissime, ho voluto rispondere a tutto, ho voluto raccontarvi ogni singola cosa, quindi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. Noi signori, ci vediamo alla prossima. 2 anni, 6, 2 anni. Cazzo di anni.